In primavera, su suoli prevalentemente sabbiosi e in boschi con presenza di pioppo bianco, frassino o alberi del genere prunus, come ciliegi o altri alberi da frutto, frammisti anche ad altre essenze arboree, si può andare alla ricerca di un particolare fungo primaverile, diciamo una piccola spugnola inclusa all'interno del genere Morchella, ma che fino a non troppo anni fa, micologicamente parlando, era più conosciuta con il nome scientifico di Mitrophora semilibera. E andremo adesso a vedere il perché di questo nome, di questo fungo di piccole e medie dimensioni che nasce in primavera su suoli, come abbiamo detto, con matrice prevalentemente sabbiosa, in associazione generalmente a dei pioppi o frassini o olmi. Andiamola subito ad osservare, perché ci troviamo in un punto del bosco dove, nonostante il clima magari di questo periodo abbastanza soleggiato e con presenza importante del vento conseguenziale a delle buone precipitazioni, i nostri funghi hanno scelto di svilupparsi in un ambiente un pochino più riparato, addirittura al margine di un castagneto del quale vediamo le foglie che si porgono all'interno di questa piccola rocciosità. Ed ecco le nostre Mitrophora semilibere o Morchella semilibera che iniziano a fare la loro comparsa in questa zona, come abbiamo detto, da non eccessivo ristagno di umidità, ma al contempo leggermente riparata da quelle che possono essere le intemperie della stagione primaverile. Intanto notiamo subito un primo dettaglio da questi esemplari che stiamo scorrendo e che stiamo vedendo nel video. Si tratta di esemplari già adulti, con la mitra che si presenta ad alveoli di colore con le costolature nerastre e la parte interna più chiara, che poggia su uno stipite biancastro. Solitamente, se noi lo osserviamo con attenzione, lo stipite biancastro presenta una sorta di fine pruinosità con colore che poi diventa più scura con l'età. È come se ci fosse un velo di granuli di colore biancastro sul nostro piccolo gambo, che può raggiungere in determinate condizioni ambientali anche i 10 cm di lunghezza, ma questo avviene solo quando le condizioni sono le migliori in assoluto. Ci spostiamo un pochino per vedere anche che dove rimane leggermente più umido il sottobosco si incrociano piccolissimi esemplari ancora della nostra Morchella o Mitrophora semilibera. Anche se gli esemplari già più fuoriusciti dal lento delle foglie di pioppo e dalla zona umida hanno patito le condizioni ventose e quindi hanno già assunto l'aspetto di funghi non più propriamente in salute, mentre invece i piccoli esemplari che ancora si nascondono all'ombra della vegetazione si mostrano ancora abbastanza nell'aspetto caratteristico e in forma. Come vediamo, la mitra non è formata da degli alveoli ben precisi o comunque piuttosto arrotondati come sono i funghi più noti del genere Morchella, bensì sono abbastanza allungate queste costolature, gli alveoli sono piuttosto irregolari e radi. La colorazione interna è sempre più chiara rispetto a quella che si vede sulle costolature, che diventano più scure e sempre più nerastre via via con l'età. Negli esemplari giovanissimi come questo, Mitrophora semilibera o Morchella semilibera, può presentarsi addirittura con delle sfumature di colore rosa, carnicino, comunque soffuso di rosato. Vediamo qui gli esemplari un pochino più belli di questa specie, che ricordiamo, come i funghi del genere Morchella, è considerata commestibile dopo cottura prolungata e può essere adatta all'essiccazione, mentre invece è inadatta all'utilizzo, per esempio, alla conservazione sott'olio. L'odore
non è significativo, è fungino gradevole, non ha toni spermatici come alcuni funghi del genere Verpa, o non presenta comunque un qualcosa di nettamente distintivo. Qui vediamo che l'umidità della pietra ha permesso a questo esemplare di mostrarsi maggiormente nel suo aspetto caratteristico. Quindi vediamo ancora una volta nel dettaglio la mitra, con queste costolature verticali che diventano nerastre, e ancora lo stipite. E qui lo vediamo bene nel dettaglio, negli esemplari più freschi e giovani, presenta queste forforosità di colore biancastro. Proseguiamo risalendo sempre questo breve tratto di bosco, questa breve area. Si tratta di un fungo che quando nasce può nascere anche a gruppi di numerosi esemplari, ma tende a fruttificare maggiormente in talune annate piuttosto che altre. Quindi è un fungo che si può trovare poi magari per 2-3 anni di fila nello stesso posto, se ne vedono pochissimi esemplari, e poi quando trova evidentemente delle condizioni favorevoli al suo sviluppo inizia a mostrarsi in più numerose fruttificazioni. Qua vediamo ancora un esemplare giovane che fa capolino dal sottobosco. Come vediamo, le costolature sono ancora più strette quando gli esemplari sono giovani, la colorazione nerastra non è visibile, bensì si vede un colore rosato carnicino che inizia a tendere al brunastro. Quindi l'ambiente con presenza di frassini o pioppi o olmi nella stagione primaverile, a volte oltre alle spugnole e ai funghi del genere Verpa più conosciuti, ci può mostrare mitrofora semilibera o morchella semilibera. E concludiamo vedendo il perché di questo nome particolare dal punto di vista scientifico. Un tempo era conosciuta come mitrofora e adesso, dopo analisi filogenetiche, si è sancito il fatto che appartenga comunque ai funghi del genere morchella. Ma ora ne vediamo il motivo per il quale differisce anche dal punto di vista dell'osservazione macroscopica. Il nome semilibera infatti nasconde una particolare curiosità. Raccogliamo questo esemplare di mitrofora semilibera o morchella semilibera. Abbiamo osservato bene la granulosità, la forforosità sullo stipite. Osserviamo anche come la mitra, quindi il cappello di questi funghi, si appoggia sul gambo. E vediamo che non è presente nessuna vallecola, nessun anello di saldatura nella parte iniziale, quindi c'è una parte libera. Andiamo a effettuare una sezione, quindi una sezione trasversale di questo fungo, per andare a scoprire proprio come il cappello si attacca, la nostra mitra, come notiamo qua, sullo stipite, esattamente nella parte centrale. Da qui il nome scientifico curioso di mitrofora semilibera o morchella semilibera. All'interno questo fungo è cavo, la carne è biancastra e presenta una sorta di forforosità bianca identica a quella che vediamo nello stipite. E per confronto abbiamo portato con noi un fungo del genere morchella, più caratteristico, quindi stesso genere, morchella in questo caso vulgaris, e qua abbiamo mitrofora o morchella semilibera. Vediamo gli alveoli che già sono molto più profondi e regolari in questa specie, le costolature verticali che sono disposte in maniera sinuosa ad alveolo, lo stipite che è saldato letteralmente alla mitra. E quando noi la tagliamo noteremo questo dettaglio dello stipite saldato proprio nella parte basale della mitra. Quindi è tutto una consecutività. Quindi abbiamo visto morchella semilibera
a confronto con un altro fungo del genere Morchella, Morchella vulgaris, osservando anche la netta differenza, oltre che di dimensione di questi esemplari, anche dell'attaccatura alla mitra, saldata alla base del gambo nei funghi più noti del genere Morchella e nella nostra particolare e diversa da tutti Morchella semilibera, ha riassaporato un pochino più di libertà la sua mitra, saldandosi, diciamo, nella parte mediana insieme allo stipite. Due funghi, ricordiamo, commestibili del periodo primaverile da consumare dopo cottura.